hanno rinunciato a miliardi di euro. Hanno rinunciato. Allora, ragazzi, attenzione: i liquidi della donna sono arcani come la sua natura: il latte, il sangue, gli umori, le acque. Nell'uomo tutto è più rudimentale e primitivo, un solo canale da cui esce l'urina, con una certa regolarità durante il giorno, e lo sperma quando il membro è sollecitato sessualmente. Nella donna, il canale da cui esce l'urina è separato dall'anfratto cavernoso in cui penetra l'uomo, e da cui pure esce il liquido che scaturisce nel piacere e anche, a volte, la vita. Questa è storia, questi sono i fatti, eh? Questa piccola caverna, questo buco magico durante i primi gesti dell'amore, cioè gli abbracci, le carezze, i baci più o meno violenti e appassionati, si inumidisce naturalmente per accogliere il membro dentro di sé. Produce un liquido acquoso che diventa più denso al colmo del piacere. Questa linfa affiora sulle grandi labbra, ai bordi dell'apertura, rendendole lucenti e perlacee come un'ostrica. Il mistero consiste nel fatto che non se ne ha una percezione precisa come invece per l'uomo. Una donna, beh, insomma, diventa quelle che squirtano, no, ma comunque una donna anche vestita in uno stato di eccitazione può inumidirsi e la vulva diventare accessibile per essere penetrata. Quando la mano inizia ad accarezzarla ci si accorge di questo mutamento, a volte può accadere contro la sua volontà. Beh, insomma, questo non lo so. Comunque il desiderio suscita una metamorfosi che la razionalità non accetta. Il pudore non può contenere le emozioni, ma può mascherarle. E veniamo al punto fondamentale, ragazzi. Un altro liquido che fuoriesce dalla vulva è il sangue, una volta al mese per qualche giorno. È un segno di fertilità, naturalmente. Ha un odore particolare, aspro e dolciastro, diverso da quello che scorre nelle vene. Anche il suo sapore è diverso. La donna ha grande familiarità con questi accadimenti, sono per lei un fatto naturale. Per l'uomo è una situazione problematica, e Gottardo me lo conferma che è una situazione problematica. Fare l'amore durante il ciclo mestruale può essere un'avventura sgradevole. Si ha l'impressione di assistere a un sacrificio e si lasciano tracce inequivocabili sulle lenzuola che fanno pensare certamente a una carneficina. E anch'esso un liquido misterioso legato alla luna e alle stagioni e al fatto che la donna per buona parte della sua vita può diventare madre. Qui si affronta il vero dramma, cioè dire scopare una donna con le mestro. Un dramma incredibile. Gabriele dalla provincia. Che porcheria, la natura. Ma questa pure è porcheria. Questa anche è porcheria. Ma, che roba. Ma questa è la natura. È impossibile comunque, eh. È praticamente impossibile. Ma che dici? No, mentre voi parlate di ste schifezze, c'è il capogruppo Gabriele della Lega Molinari che sta facendo la sua. Gabriele, provincia di Rimini. Permettici di fottercene di Molinari. Gabriele, provincia di Rimini. Vai, sì, poi faremo sentire la Meloni. Buonasera invece. A tutti. Dimmi, Gabriele, dimmi. Si parla di Bernarda, mi sembrava di aver capito, insomma, le giuste. In qualche modo sì, in qualche modo sì. Bernarda a livello intellettuale, però, perché ha fatto dei ragionamenti molto molto seri e molto giusti. Sì. Mi volevo riallacciare, se possibile, all'ultimo del boero infiammato, chiamiamolo, della ciliegina rosso sangue. Cioè? Mi è capitato solamente una volta con una bellissima ragazza umbra. Sì. Sposata con un mio amico, ma quello non dice niente. Noi ci abbiamo fatto la nostra serata e tutto. Bell'amico. Avevo un tuale con stesa, e questa era lunga, una modella. L'ho stesa sul sedile dietro e sono dato. Poi mi sono accorto che sembrava che ero stato allo scannatoio, al massatoio comunale. È stato un disastro. Te ne sei accorto dopo, successivamente? Oh, me ne sono accorto, il desiderio era talmente tanto bruciante che io non ho guardato in faccia a nessuno. Però scusami, Gabriele, tu non sei il famoso puttaniere. Sono io, beh, questa è un'avventura, io mi sono realizzato. No, tu sei il famoso puttaniere che è affezionato ai bordelli austriaci, svizzeri. Il puttaniere indignato che non è potuto andare per quei 4 giorni fra Natale e Capodanno. Ma anche adesso non ci puoi andare. Ma adesso cosa vuoi, Cruciani? Sono con il camion, io sto lavorando, ancora devo arrivare a casa, cosa vuoi? Adesso ormai mi è passata la fantasia, io a scopare vado quando c'ho un po' di ferie, quando lavoro cosa scopo? Che ne so io, ma lo dici tu questo qua? Cioè, no, non è che te lo dico io quando ho una minima pausa di 4-5 giorni, vado su e chiudo le porte e si cerca di fare le vittime possibili. Ma ormai, amico mio, non si può più andare perché per il momento i bordelli sono chiusi, mi risulta, forse in Svizzera qualcosa è aperto durante la giornata. Guarda, ieri ero a casa, ero verso le 3, mi stavo annoiando da matti, ho detto fammi fare la chiamata, ho chiamato l'annuncio, era l'argentino in italiana. Sì. Hanno chiesto subito 200 euro così d'amblè. Io gli ho detto aspetta un momento, io sono del settore, prima vi guardo e poi decidiamo com'è la cifra. Sì. L'ho chiusa con 60 euro testa. C'è. Una aveva 20 anni ma era più grassa di me che sono 130 kg.
E quell'altra argentina era anche bellina. Sì. Però cosa vuoi? Quando ero lì ho detto, ormai qua cosa fai, Gabriele? Ti tieni indietro? Vediamo la luce e diamogli un, facciamo divertire anche queste. Si sono bagnate subito. Ma scusa, non ho capito, qua è 60 a testa. Non ho capito. 60. Ne volevano 100 testa, io ho chiuso con 60. Hai chiuso con 60. Come lo consideri, Parenzo, come lo consideri Gabriele dalla provincia di Rimini? Un poveretto senza io dignità. Io non sono poveretto, senza Parenzo. Alcuna dignità. Perché mettersi a raccontare sono, cioè già farle poveretto. È vergognoso, ma quello c'è la sua etica, la sua morale funziona, si scopa. Ma e già farle, come dire, uno ha la propria coscienza, combatte con quella, ma lui c'ha quella, lui è questo, è un discorso, no, di ma io dico appunto di esatto, dico è la cosa la sua coscienza la le dice di comportarsi così scopare, e io non la giudico, però giudico il fatto che lei racconta queste porcherie così come fosse normale. Scusami Gabriele, però l'altra volta lei chiamate cagne queste qua sono delle cagne, ma sono delle cagne io mica mi... no, guarda che quello che fatto l'altra volta lo dico anche oggi, non è che faccio un passo indietro, sì, lo so, sono capito, delle cagne affamate di soldi, però vedi cosa c'è, che quando arrivi lì gli fai vedere il mondo come va e tirano via 40 euro l'una, 40 euro l'altra, perché tanto la crisi c'è per tutto, non c'è bisogno solo per me. Scusa, come hai fatto a chiamartene tutte? Come hai fatto? Un soldato di Ventura, che vuol dire? Io sono un soldato di Ventura, a presentarmi in zona rossa, gialla, così, a un campanello di un residence, anche bello fra l'altro, a Miramare, e andare a trombare i due, uno era un cinghiale, purtroppo erano così, non è che le potevo cambiare, e l'altra, l'argentina, era un po' meglio, e alla fine l'abbiamo mucchiata su, l'ho messo un soldato di Ventura, un soldato di Ventura. Il tuo giudizio, Gottardo, su questo Gabriele della provincia di Rimini, qual è? Ma io ho un certo timore nei confronti di questa persona di cui gli sei amico e questo ti tromba la fidanzata, ma l'amico poi era lo sapeva, la moglie, non era la fidanzata. Ma poi gliel'ha mai detto al suo amico? Lei era così amico che gli ha scopato dire, la moglie. Ma se tu ti imbatti con una modella umbra alta un metro e quanto chissà. Sì, ma gli ha scopato la tu... moglie all'amico, lei è un infame. Ma era anche lei che voleva scopare, probabilmente lui gliele dava poco. Ma è un infame, ma era un suo amico, come cazzo si fa a scopare la moglie di un amico? Scusami Gabriele, però si tradisce l'amicizia. Gli ho tolto la voglia, dai, mettila così. È più interessante, è più interessante un'altra cosa, Gabriele. Tu con le puttane pratichi il bacio, cioè le baci le prostitute? Allora, le puttane, professionalmente parlando, non vanno mai baciate. Non rientra nel loro bene, modus operandi sì, di lavorare. Perché è troppo alla intimo, puttana cioè... gli va leccato il buco del culo. Sì. Se è bella, c'è un animale, no. Gli va leccato l'orellino del culo e va dato come un picchio usando la lingua a mo' di picchio e va picchiettata nel buco del culo. Ma perché per oppure forza? Gli va leccato il tegame, se lei concede una bella leccatina di tegame, quella gli si può dare. Il bacio non rientra nel contesto con la puttana, non è un amante, non è un amoroso, non è una fidanzata, certo. È una professionista, è una lavoratrice. Scusa, quando arriva dal falegname gli mette la lingua in bocca? No, per carità, ma tutto, è tutto coerente. Quando il discorso è il culo. Ma scusi, ma vieni qua che ti do una bella pomiciata mentre mi metti. Ma scusi, Gabriele. Però scusami, Gabriele. Ma lei leccherebbe il culo del suo falegname? Perché andiamo avanti? Non no, mi ma perché fare lei... degli esempi? No, questa è stupida. Però c'è una cosa fondamentale, Gabriele, che molti mi hanno detto. Cioè, baciare una prostituta è come fare 100 pompini in contemporanea, cioè capisci qual è? Forse c'è anche una logica io in questa. Il meretricio lo vedo come una professione, se una vende il suo corpo a soldi il bacio o meno che ti mette la lingua in bocca, io mai gli andrei a dire fammi pomiciare, no? Lei è lì per scopare e per prendere i soldi per farlo mettere davanti, dietro. Magari Parenzo queste cose non le capisce, lui cosa vuoi sono allibito e avvilito da questa roba. Ma ci mancherebbe ma dal linguaggio che figa, la cosa più bella che c'è al mondo e va usata quante ora perché va ricordi. Questo lo chiamano sessismo, capito? Cosa gli metti su una candela?
candela, un candelabro, cosa fai? Succede anche quello. Molti lo chiamano sessismo questo discorso, molti lo chiamano sessismo questo linguaggio, capito Parenzo? Molti lo chiamano semplicemente volgare, molti è semplicemente volgare, semplicemente volgare. La falsa morale in questi temi qui non deve esistere. Molti vorrebbero chiudere o limitare questa emissione radiofonica perché esistono persone queste come volgarità. Gabriele della provincia di Rimini che dicono tutto in maniera chiara, semplice, comprensibile a tutti. Fermi là, ciao Gabriele, ciao.